Nessuna traccia riconducibile a Sara Scazzi, la quindicenne morta ammazzata da vetrana nell'agosto dell'anno scorso, sui compressori, il manometro e l'altro materiale repertato nel garage di casa Misseri in via Deledda. E quanto è emerso dagli esami svolti sino a oggi dai carabinieri del RIS di Roma. Questi risultati smentirebbero dunque l'ipotesi che Sara sia stata uccisa nella maniera in cui ha raccontato Michele Misseri in una delle sue ultime versioni e che il luogo dell'uccisione sia stato il garage. Intanto è stata fissata per lunedì 29 agosto l'udienza preliminare dinanzi al GIP del Tribunale di Taranto, 13 gli imputati per i quali la Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio, mentre per altri due indagati la posizione è stata stralciata. Dell'uccisione di Sara sono accusate in concorso tra loro la cugina Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano e da oggi le due donne sono in cella insieme. La decisione di farle stare insieme è legata al sovraffollamento della casa circondariale di Taranto, dove nelle ultime ore la sezione femminile conta 38 detenute dopo l'arrivo di alcune recluse da Pozzuoli. Per far fronte alla situazione di emergenza, la direzione carceraria ha chiesto alla magistratura l'autorizzazione e dal Palazzo di Giustizia è arrivato l'ok.